Magnate, tanto ho pagato un cazzo. No, tanto Luciano, io sono guarda, ricco, io sono questo, per la libertà assoluta e la libertà totale, anche del ristoratore, di non avere il contenitore da dare su questa. A me gli obblighi non mi piacciono. Dunque, che il ristoratore sia obbligato ad avere il contenitore per dare i resti del cibo a qualcuno. Mi sta sui coglioni, capito? Punto e basta. Poi ce l'avranno perché hanno sempre delle vaschette. Ma tu infatti l'hai detta la verità, perché prima fai disinformazione, vogliono obbligare, ma obbligare che cosa? Io vengo là, pago, il cibo è mio, cazzo te la pago io la vaschetta, però ti sei obbligato a darmela, te la pago io, cioè voglio dire, non è un problema. Io perché ho invocato Berlusconi, l'altro giorno ho invocato il presidente Berlusconi, che considero un grandissimo uomo, un grandissimo statista. Ho detto, scenda giù dall'alto dei cieli e fulmini quel deputato di Forza Italia che ha presentato un disegno di legge per rendere obbligatoria la doggy bag. Ragazzi, io sono contro gli obblighi, che Forza Italia si debba caratterizzare come un partito che presenta un disegno di legge sulla doggy bag. Mi sta sui coglioni, non far difendere me Forza Italia, ma è un deputato che ha fatto una proposta che, tra le tante proposte, mi sembra anche la meno innocua. Ma tu ti rendi conto, Forza Italia è ridotto a un partito che presenta un disegno di legge sulla doggy bag, rispetto a quello che hanno presentato in passato. Ma scusa, qui adesso abbiamo un autorevolissimo rappresentante che è il capogruppo di Forza Italia. Chiederemo se è necessario presentare sto cazzo di disegno di legge, non so se è favorevole o contrario. La vaschettina, ma che fastidio ti dà la vaschettina? Ma non mi dà nessun fastidio. È arrivato a occupare anche questo spazio. Oh, Maurizio Gasparri, buonasera. C'è ancora Parenzo. Come se non avessero già abbastanza spazi, sei venuto a occupare pure questo, il senatore Gasparri. No, ma che occupare? Dopo aver tentato di occupare Rete 4, perché questo va raccontato poi. Certo. Questo va raccontato. Avvicinati un attimo al microfono, buonasera, c'è un caso umano. Non sei riuscito a farmi cacciare da qua, non ci sei riuscito. Non ci sei riuscito. L'errore è di non averci provato. Non ci sei ancora riuscito. Allora, il senatore Gasparri è andato nel tentativo di occupare Rete 4. Era un'azione simbolica, Michele. Cioè, si è presentato davanti agli studi di Rete 4, dicendo che sarei potuto entrare, ma non sono entrato. E ti hanno sbattuto fuori. Scusi, adesso facciamo un recap della situazione. Io sono andato innanzitutto l'applauso perché non l'abbiamo presentato bene. Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia. Eccolo qui, vai, applausi. L'unico che applaude è Lundini, che lavora in Rai, peraltro. Lundini lo conosce Gasparri? No, non lo conosco. Ecco, Lundini. Lo conosce nessuno. Non è di sinistra. Lundini è famoso, io non so. Le piace Lundini? Non l'ho visto, quindi mi sono distrutto Lundini. Ecco. Non l'ho visto perché io guardo solo telegiornali, talk show. Solo la 7, guarda lei, monitora la 7. La 7, che cos'è la 7? Però scusi Gasparri, allora diciamo, partiamo subito da una cosa. Sì. La prima domanda, io sono molto contento di averla qua. Innanzitutto, lei non è che improvvisamente ha iniziato a essere favorevole all'uso di droghe leggere, no? Abbiamo già discusso su questo, mai. Io sono contro legalizzazione delle droghe. E le devo dire che oggi mi ha chiamato un ragazzo che si chiama. Sì. Le racconto un fatto vero. Sì. Filippo, ragazzo delle Isole, ed è un ragazzo, non dico il cognome, che finalmente è riuscito ad andare in una comunità dopo anni di dipendenza da sostanze, abusi di birra. Era andato in comunità, era uscito, era scappato. Adesso finalmente oggi mi ha chiamato per dirmi che sta da 2 mesi in un posto. Vabbè, in Sicilia. Quello però è eroina, roba grave, Cocaina, però insomma. Voglio dire, bisogna uscire dalle droghe, questa. Ma non era la cannetta, però. No, era una situazione di dipendenza, sa che poi a volte, oltre le droghe, la birra, l'alcol, si crea una polidipendenza. Però vogliamo dire una cosa del genere. Una polidipendenza. D'accordo, però. Ma non ho cambiato idea, io che devo fare? Ma io ogni tanto spero che lei abbia cambiato idea, perché il fatto che lei sia una persona, comunque, da tanti anni in Parlamento, e che non ha cambiato idea e che considera le canne quasi come l'eroina, mi sta sui coglioni. No, considero che sia sbagliato legalizzarle, perché comunque sono dannose. È la porta d'ingresso alle droghe. Intanto dannose perché il THC resta comunque in alcuni organi. Poi diciamo sono anche una droga d'ingresso. Non tutti quelli che ne fanno uso passano ad altre droghe, ma raramente troverà uno che usa cocaina, eroina, non è passato da una droga d'ingresso come la cannabis, che comunque fa male. E io sono contrario, si rassegna. Ma bisognerebbe fare, secondo lei, il test, ad esempio, ai conduttori? Questa è una domanda molto seria.
ai conduttori della Rai, no? Ma anche della 7, se vuole. A lei, anche della 7, se vuole. Con lei il caso è disperato perché non, c'è, non c'entra la droga. Lei è così proprio naturale. Esatto, stronzo quindi, naturale. No, neanche stronzo, proprio è un caso umano. Però lei ad esempio farebbe, no, questo è serio, farebbe un test ad esempio ai conduttori della Rai per il capello sull'uso delle droghe? Il capello. No, cioè... Se poi un conduttore dà in escandescenza e dice follia, l'editore lo leva dalla conduzione. No, ci vorrebbe un test per chi lavora. È diverso un pilota di aereo, è diverso il pilota di un bus scolastico. Ma... Quante disgrazie ci sono state perché alcol, ma non solo alcol, anche droghe. Conduttore, se dice fesserie, l'editore dice guardi, vada a fare altro mestiere. Però scusi, adesso riprendendo il discorso. Non può causare un danno come l'autista di un pullman. Ecco, no, questo io lo chiedevo, certo. Cioè, certo. Un pilota di un aereo. Lei salirebbe su un aereo guidato da uno tutto fatto? No, assolutamente. Mentre al limite la televisione cambia canale e l'editore, se l'esempio è inadeguato, gli dice guardi. Ma secondo lei quelli che hanno fatto quella parodia che lei ha definito blasfemia erano un po' fatti? Cioè Paolo Antonio? No, quelli sono comici. Diciamo, ho trovato un po' così. Poi saputo... lei ha detto blasfema. Le cose, Parenzo ha invitato e beh certo, appena c'è una cazzata Parenzo la calamita, l'avete insomma. Attaccato voi proprio no, dico, appena c'è una cosa sbagliata Parenzo però è un pezzo comico una... sì, Maurizio, però, un pezzo comico carità, però insomma alla fine nei giorni di Natale a me l'hanno segnalato in ritardo perché ho cose più serie da fare, mi è sembrato di cattivo gusto, ma allora oggi ha detto una cosa, mi ha telefonato poi dopo la trasmissione uno che è andato sventuratamente ospite da Parenzo e gli ha detto Mauro Mazza era il mio capo servizio al Secolo d'Italia, direttore del TG2 certo. Ma è stato capo servizio del Secolo d'Italia anni fa, me non era manco nato, quindi era un mondo più felice e diciamo, Mazza dice che mi ha detto voi lo fareste sull'Islam la stessa presa in giro, provi a dire a questi comici coraggiosi che prendono in giro Maometto, si ricorda cosa è successo a quelli del giornale francese Charlie Hebdo. Hebdo, ma che vuol dire allora tu devi cioè essere lei dice anche... a Paolo Antoni deve dire che tra l'altro e poi se sei coraggioso e libero prendi in giro tutte le religioni e l'amico Parenzo che appartiene alla comunità ebraica uno va in sinagoga e prende in giro, credo che il rabbino si arrabbierebbe se ci fossero ma il rabbino comunque, no Gasparri la prova di coraggio la lanciamo, Paolo Antoni sei coraggioso e libero fai lo stesso scherno all'Islam. Vediamo all'Islam, se lo fai all'Islam. Perché l'Islam è intoccabile, non so, invece la Madonna cioè lui dice si che la Rai è diventata bigotta, questa Rai mi fa paura, non si può di niente più. Ma faccio una allora io gli dico più uno, fai vedere che sei uno spirito libero, laico e prendi in giro anche l'Islam, vediamo un po' che succede, non gli auguro l'esito di Charlie Hebdo che insomma fu una tragedia però quelli sono dice, molto non credevamo che queste menti fossero così ottenebrate dalla voglia di bigottismo e dall'esagerato oscura e mediocre visione di ti quello che è la satira. Ha scritto qualcuno sto testo perché non credo che fosse in grado di dirlo da solo. Beh, ha dei buoni autori allora, ha degli autori ma perché ma è simpaticissimo ma certo l'avete attaccato così diamo lavoro a lei, guardi io penso che di solito quando uno viene attaccato si procura lavoro secondo me ho due obiettivi ho detto andate in onda a Striscia la Notizia a Lucci, lei c'ha presente Lucci. Sì, come no, Lucci arriva lì vestito ho detto io voglio fare qualcosa per te, te voglio aiutare a trovare un lavoro, che posso fare per te, andate in onda, non era voto di scambio è andate in onda a Striscia, dico anche qui a Parenzo che possiamo fare per Parenzo, troviamogli qualcosa tutto da fare, ma lei quanti anni c'ha? Si ricorda Renzo Arbore che diceva 47, buon compagni 47, lei c'ha come la Meloni che oggi è compleanno della Meloni giusto, bisogna fare gli auguri, bravo lei però 47. Sono più vecchio perché sono di febbraio quindi a febbraio anche meno bravo. Scusi, secondo me è normale il presidente del Senato ha fatto bene a andarsene quando gli hanno chiesto se si dichiara antifascista, sai che c'è questa piccola polemica oggi. Ogni volta c'è una polemica perché non ne può più secondo me insomma io l'ho detto una volta che lei per esempio se uno glielo domanda lei è antifascista perché sono per la democrazia, per la libertà, allora se tu non sei antifascista sembra che sei per la dittatura, quindi bisogna essere lei anche anticomunista però oltre a essere anticomunistissimo di più ma non c'è bisogno in Italia anche sulla polemica di via Clarenza io ho detto dobbiamo condannare chi fa il saluto romano che vi è dato, vorrei che condannassero pure gli assassini di Accalarenzia che non hanno mai cercato i 46 anni. Ma ci mancherebbe quindi altro. Io sono più uno. Tra l'altro, secondo me lei la se in giro la Madonna, se falla a mancherebbe vuoi altro. Romani, me, condanna pure gli assassini. Se Gaspare andasse in mezzo a quelli là, lo piglierebbero a pietrate. Quelli che calciano a calci del sedere mi considerano un socialdemocratico traditore. Cioè, se lui andasse in mezzo a quelli che fanno il saluto romano. Ma non esce vivo, Adesso mi faccio perché serio. Forse già io quando era nel MIS li ho conosciuti perché a differenza di Parenzo ho 67 anni, quindi li ho conosciuti. Se andassi là mi direbbero che sono traditore democristiano, eccetera. Non ci vado, se a me non trovarmi coinvolto in un contesto dove sarebbe difficile spiegare
però diciamo io ho conosciuto Di Conzetti, Ciavatta e Recchioni, quindi per me è un ricordo di vita. Cioè i genitori ha conosciuto anche. No, i ragazzi, ma anche i genitori avrà conosciuto dopo la morte. Genitori, ma hanno fatto vite molto difficili e riservate. Ciavatta era non ricordiamo queste cose che non sa nessuno. No, voglio dire, quindi io mi troverei in doppio disagio, perché quelli mi contesterebbero e io ho conosciuto quei ragazzi. Comunque. E conosco la storia. Ma quelli sono fascisti, secondo lei, quelli là? Beh, si definirebbero fascisti, sì, se glielo chiede. Ma secondo lei è un reato definirsi fascista? Se uno si definisce fascista. Se io gli dico che non è un reato, facciamo tutto un pippone, Gasparri. No. Sì, è un reato gravissimo. Bisogna... No, non dica quello che pensa. Ma lo dice la legge. La legge lo dice. Dopodiché ci sono persone che. Cioè, il comunismo ha fatto più crimini o no? Allora, se facciamo un calcolo statistico, il libro nero sul comunismo fatto dai francesi e poi riedito in Italia da Berlusconi, Mondadori, racconta che le dimensioni, pensi solo Stalin, che era non era Togliatti, però Stalin. Allora, Togliatti. Togliatti ha firmato la Costituzione, Togliatti, ma glielo dice anche Lundini, che lavora alla Rai. Lei Lundini, dimostra, che è lì. Lei, essendo ignorante, non può sapere no, queste cose. No, ma ignoro niente, lo so. Togliatti fu mandato da Stalin, nei paesi, credo in Polonia, o in uno dei paesi dove... per gestire un regolamento di conti all'interno dell'internazionale. Togliatti ha collaborato con Stalin alla compressione di classi dirigenti non allineate. Quindi era un assassino, ha firmato la Costituzione. Togliatti stava in Russia. Ma definisce un criminale o no lei? Stava in Russia ed era consapevole. Ha fatto l'amnistia ai fascisti, Togliatti. Lei mi fa la domanda. Togliatti sapeva che i prigionieri italiani in Russia sono stati uccisi contro ogni regola di guerra. E Togliatti stava lì, è stato complice di Stalin. Ma ha firmato la Costituzione, Togliatti. Allora, pure lei fa la radio e la televisione. Non è che questo fa di lei una persona intelligente. Ha un microfono e lei lo usa. Fermi tutti, fra poco torniamo con l'ultima botta con Gasparri. Botta. Quello che si fanno le però botte. C'è Lundini, lei lo sa molto. Lei lo sa. Beh, scusi, c'ho un'età, vuole che lei non sa abbia... cos'è la botta. Ma io frequento le comunità, mando ma uno ragazzi... che si fa una botta, secondo lei è un cretino, uno fa che male, si ma se mai lo definisce un cretino uno che si fa una botta. Sì, uno stupido, uno ragazzi. Stupido, uno che si fa una botta. È una stupidaggine. È pieno di gente in Italia che si fanno le botte e fanno male le botte. C'è pure gente botte. Che fa le corse con le macchine, quelli che sparano col mitra a Caivano. È pieno di matti il mondo. C'è gente che è della commissione di vigilanza Rai. Parenzo, è pieno di matti il fanno mondo. Condurre radio e televisione. Sì, certo. Ma lei lo farebbe, non lo so lei perché se lo tiene. Botta, dice. Lei lo tiene qua come un caso di una comunità per evitare che venga a casa. Ci sono politici che si occupano dei conduttori televisivi, caro Cruciani. Fermila, certo, un po' troppo poco. Oggi Mediolanum. Caro De Carli, caro mio, tu che non hai né figli né sei sposato, una cosa te la devo dire. Io sono orgoglioso di portare la carrozzina e aggiungo, e questo è per Bobby, Cruciani, dai. Sono orgoglioso di cambiare i pannolini smerdati di mia figlia. Io non ho mai fatto. Andate a fare in culo. Tutti no, e no, due. Dato a mia moglie. Che... Perché io non l'ho mai fatto, ma non è. Dico semplicemente che prima non mi piace. Stavate denigrando Don Ribegna. Sì, scusi, ma adesso sono se lei mi deve aiutare. No. Lei è capogruppo al Senato di Forza ma Italia. Ma quella è alla Camera. Quella non mi interessa. Ma lei ha dentro Forza Italia. Proposta, sì, si chiama Gatta. Quindi quella è terribile. Cibo per Gatta. Sì, ma ho capito, ma l'abbiamo già intervistato. Io ho fatto un mazzo così. Allora, Gatta. Posso dire una cosa? Lei mi aiuti a far cadere questo disegno di legge. Allora, non so lei perché lei è un uomo anomalo, libero, indipendente. Io ho una famiglia, a casa mia ho due cani, contano più i cani. Certo, io non ho animali, ma questo non c'entra niente. Animali. Quindi se lei facesse questa esperienza, avrebbe nelle famiglie un gatto, un cane, oramai comanda. Il cibo avanzato va a loro. Il cibo avanzato andrebbe dato ai poveri. Ma che qui stiamo parlando dei ristoranti, volete rendere obbligatorio voi di Forza Italia? Ho detto a Gatta. Dico, Gatta è un militante politico, viene dalla destra, Manfredoni. Ho detto, hai fatto una vita di lotta politica. Esatto. E casomai ti hanno ignorato anche se sei diventato consigliere regionale e deputato. Ma sei celeberrimo perché ti sei inventato la politica. Ho fatto una considerazione politica. La doggy bag l'ho fatto diventare. Ma lui si occupa di politica da decenni in maniera molto... Ma chi molto se ne frega? Ma impedisca che questa cosa passi. Ma sono i media che hanno creato voi siete i ristoratori. Perché lui ha fatto... Io lo invito
cambio di vita politica. Io l'ho invitato, però lei non l'avrebbe mai invitato, eppure era meritevole. Appena avuto successo con la Doggy Bag, tutti che lo invitano. E quindi noi siamo per il cibo per gatto. Sì, almeno è diventato celebre. Vabbè, ho capito, ma non è che questo. Ma è una puttanata rendere obbligatorio per i ristoratori. Facoltativo. No, c'è la sanzione. Si farà una mediazione. Faremo un emendamento. Daremo uno sconto fiscale a chi lo fa. Prima di liquidarla, non nel senso, non come Stalin faceva, con semmai liquideremo Paese. Sì. Allora, è vero che lei è andato con i suoi molteplici e immeritati editori. Tanti, sei vero, due editori. È vero che lei è andato davanti a Mediaset a protestare perché non l'hanno fatta parlare e non l'hanno fatta entrare nella trasmissione della Berlinguer. Io ritengo di essere stato diffamato. Allora volevo esercitare da Conte. E bisognava replicare in punta di fatto, perché poi su quella vicenda il Senato ha dato ragione a me, non ha dato ragione. Non c'è stata da parte del conduttore replica. Allora io per dimostrare che il diritto di replica uno lo si può è presentato da esercitare, solo, no? Io sono andato, ho parlato con dei dirigenti negli studi. Se vado al Palatino mi aprono il cancello, ci vado tante volte come oggi. Non... erano le 8:30, ero libero. Ci sono andato là, dice, andiamo a Mediaset. Era finita la giornata, no? Allora io sono andato là, c'erano dei dirigenti, tutti preoccupati. Ma io non entrerò nello studio, me ne vado per mia scelta, perché io so. Cioè, voleva entrare, però voleva entrare. Allora, sai che ho detto? Ho citato quel pezzetto del film di Frankenstein Junior. Quando Gene Wilder dice si può fare, ho dimostrato che tecnicamente è fattibile. Se, cioè, una, poteva entrare. Se una mattina volessi andare nello studio di Parenzo a via Novaro, se io vado là, secondo lei la portiera apre o non la apre? Fermano. No, la porta, ma pensano che sono ospite. Io entro nello studio mi fermano. Se una sera venissi qua, che fa? Mi ferma il portiere, diranno Gasparri, l'hanno invitato. Ho voluto dimostrare che tecnicamente io potevo esercitare il mio diritto di replica, entrare da solo senza essere invitato, ma non ho voluto fare questo, ma ho dimostrato che si può fare. E quindi ho mandato... anche detto se ci fosse lui, cioè io poi però io ho voluto dimostrare che tecnicamente, se lei domani mi dico che mi ha offeso, lei crede, io, se voglio venire qua poi non entro, mi fermo. Ma non poteva andare a portare a spasso il cane anziché andare a Mediaset? No, perché per quello c'è il doggy bag, è obbligatorio. Il mitico Davidino che è un ristoratore di Milano ma romano, non lo vuole fare, ma romano, dice è una puttanata, è una puttanata pazzesca. Giustamente il mitico Davidino di Un Sacco Bello, ristorante, grandissimo ristorante a Milano, ha detto che è una puttanata. E dunque voi di Forza Italia perdete voti. Guardi che quelli, allora Berlusconi ci ha insegnato con Dudu ed altri, ci diceva tutte le volte: guardate che quanti italiani hanno un animale affettivo, sono milioni. E quindi oramai io lo vedo, ma che c'entra con gli animali? Lui dice sono voti, però c'è la gente che vuole bene agli animali. È vero che lei la mattina pensa quando si sveglia e deve fare una cosa, pensa cosa avrebbe fatto Berlusconi? Beh, a volte me lo chiedo, Tatarella anche del passato, cioè, anche Berlusconi. Lei la mattina dice cosa avrebbe fatto Berlusconi in questa situazione. Poi Berlusconi era un situazionista, spesso inventava soluzioni. Diciamo che però lui soprattutto manteneva il rapporto umano come fatto centrale, faceva le pranzi, cene, parlava, non rompeva mai il rapporto umano. Vabbè, arrivederci Gasparri. Grazie. Arrivederci. Oh, e Parenzo fuori, basta. Sì, chieda subito la mia espulsione. Arrigo da Mantova, vai, intanto non so se è arrivato Antonio Federici, un signore che si chiama Antonio Federici.